Qua è la Declaratio, in cui Benedetto XVI parla una prima volta di conclave, poi una prima volta di nuovo sommo pontefice, e infine implora Maria per l'assistenza ai padri cardinali per l'elezione del nuovo sommo pontefice. Qua, invece, è il saluto di congedo di Benedetto XVI ai cardinali presenti in Roma il 28 febbraio, ultimo suo giorno di governo, ma non di regno. Tutti a raccontare che Benedetto XVI avrebbe riconosciuto il conclave successivo. Ma dov'è la parola conclave in questo saluto? Dov'è l'espressione nuovo sommo pontefice? Dov'è la preghiera di assistenza divina sui cardinali per l'elezione del nuovo sommo pontefice? Anzi, dov'è una qualsiasi preghiera di affidamento a Dio, di una qualsiasi attività dei cardinali sulla Chiesa? Ma basta con queste contraddizioni! Ehi, scopriamone alcune. Ottobre 2023, Mark Voice. Le due chiese secondo Benedetto XVI. Nel saluto ai cardinali del 28 febbraio, Benedetto XVI contrappone, parole sue, la chiesa corpo vivo delle migliaia di fedeli che riempivano piazza San Pietro nell'ultima udienza generale, e la Chiesa, parole sue, istituzione escogitata e costruita a tavolino, come la Costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Come vedete, parole sue. La differenza è che, secondo la Chiesa Corpo Vivo dei fedeli, la gerarchia è al servizio di Dio per la salvezza dei fedeli. Invece, secondo la Chiesa Istituzione, escogitata e costruita a tavolino, i fedeli devono accettare qualunque documento prodotto a tavolino dalla gerarchia, dalla curia romana ideologica. Benedetto XVI, tra le tante cose che avrebbe potuto dire ai cardinali nell'ultimo incontro con loro, ha scelto di presentare loro, e poi come conseguenza anche ai fedeli e al mondo, proprio questo insegnamento sulle due chiese, perché evidentemente sapeva bene che i cardinali avevano in mente la chiesa dei documenti innovatori, come poi hanno dimostrato nel 2019. Con la dichiarazione di Abu Dhabi insieme al grande imam, che ha introdotto l'indifferenza religiosa e l'indifferenza divina. Infatti, in quel documento è scritto, quasi di nascosto, il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Ora, per comprendere le ultime parole ufficiali di Benedetto XVI, l'ultimo
documento della Chiesa Cattolica, occorre superare il suo stile estremamente mite e delicato. Ed occorre pure superare l'informazione televisiva, che è obbligata a ripetere continuamente «tutto è a posto, tutto è secondo le regole». Perché Benedetto XVI ha detto molto chiaramente alcune cose scomode su un argomento molto scomodo, come il Concilio Vaticano II. Andiamo a vederle. Cosa ha detto Benedetto XVI ai fedeli? Ricostruiamo le comunicazioni di Benedetto XVI rivolte ai fedeli. 11 febbraio 2013. Benedetto XVI pronuncia la Declaratio solo ai cardinali, con la quale rinuncia, o meglio interrompe perpetuamente, al Ministerium Ministero Servizio. Meno di un paio di ore dopo, la sala stampa vaticana annuncia ai fedeli e al mondo intero che Benedetto XVI avrebbe rinunciato invece al papato, all'incarico. Due giorni dopo, mercoledì 13 febbraio, Benedetto XVI guida la penultima udienza generale. Qui ripete ufficialmente, e questa volta espressamente a tutti i fedeli e al mondo, la sua rinuncia al ministero, con parole diverse rispetto alla Declaratio, perché questa era rivolta solo ai cardinali. Però Benedetto XVI non corregge la comunicazione della sala stampa vaticana, che è diventata la comunicazione dell'informazione di tutto il mondo. Benedetto XVI ai fedeli si limita alle informazioni che riguardano loro. Cari fratelli e sorelle, come sapete, grazie per la vostra simpatia. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005, insieme al Munus. 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. E conclude. Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. Ringrazio tutti, eccetera. Continuate a pregare per me, per la Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà. Tutto qui. Tra l'altro, si tratta solamente di un comunicato inserito in una comune udienza generale. Quella volta, infatti, riguardava le tentazioni di Gesù nel deserto, perché era il mercoledì delle ceneri. Le tante cose che Benedetto XVI non ha detto ai fedeli. Cominciamo con gli aspetti scandalosi, secondo la versione vaticana della rinuncia al papato.
Rispetto alla declaratio, l'unica cosa in comune è la dichiarazione della rinuncia al ministero servizio, che non è il munus. Per il resto, 1. Non vi è alcuna spiegazione del bisogno delle forze, come invece è presente nella declaratio, cioè le questioni del mondo di oggi e della vita della fede. 2. Non ha nominato né conclave né elezione, una volta ciascuna nella declaratio. 3. Non ha nominato nuovo sommo pontefice, ben due volte invece nella declaratio. 4. Non ha nominato per nulla i cardinali, tanto che, scandalo degli scandali per i rinunciatari al papato. 5. Non c'è alcuna indicazione di un qualsiasi compito dei cardinali sulla Chiesa associato alla sua rinuncia, come invece presente nella declaratio. Invece, in questa comunicazione, Benedetto XVI ha affidato la Chiesa esclusivamente alla guida e alla cura di Gesù. La Chiesa è di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. E poi il Signore ci guiderà. Inoltre, cos'altro scandalosamente è assente in un comunicato rivolto ai fedeli da parte di un presunto rinunciatario al papato? Mentre nella declaratio ha usato due volte il titolo di sommo pontefice per indicare il suo successore, qui è indicata la preghiera per il futuro Papa. Continuate a pregare per me, per la Chiesa, per il futuro Papa. Ebbene, non sono esattamente la stessa cosa. Comunque, più importante in un comunicato rivolto ai fedeli, qui non solo manca l'affidamento della Chiesa al nuovo sommo pontefice, ma soprattutto manca l'esortazione ai fedeli a seguire il nuovo sommo pontefice, con lo stesso affetto e obbedienza con cui hanno seguito lui. Domanda. Poiché Benedetto XVI è responsabile della salvezza dei fedeli, non avrebbe dovuto dire subito, il 13 febbraio, qualcosa di più chiaro contro la comunicazione della sala stampa vaticana e di tutta l'informazione mondiale? Non avrebbe dovuto dire che lui rimaneva il capo della Chiesa Cattolica fino alla morte? Risposta: no. Occorre ricordare che la declaratio è una prova per i cardinali e di conseguenza lo è anche per i fedeli, come visto nell'indagine precedente. Cliccate qua in alto. Quindi Benedetto XVI poteva certamente smentire pubblicamente i cardinali, ma prima di tutto doveva lasciare loro il tempo per decidere liberamente. Erano trascorsi solo due giorni dalla declaratio. La maggioranza dei cardinali non era ancora giunta a Roma.
e perciò fino al 28 febbraio e poi fino all'eventuale conclave illegittimo, ogni decisione da parte loro era ancora possibile. Sostanzialmente, Benedetto XVI, come ha scritto nella Declarazione, a partire dall'11 febbraio 2013, ha veramente affidato la Santa Chiesa alla cura del suo sommo pastore, nostro Signore Gesù Cristo. Per quale motivo questa delega totale a Gesù? O Gesù, pensaci tu? Perché lo richiedeva la situazione della fede all'interno del corpo dei cardinali e anche del corpo dei vescovi, come forse dimostra l'anno della fede che aveva inaugurato qualche mese prima e come poi chiarirà definitivamente con il saluto di congedo ai cardinali il 28 febbraio con la differenza tra le due chiese. La situazione della fede all'interno della curia romana richiedeva che Benedetto XVI mettesse i cardinali ad un bivio. Decidere di rimanere senza costrizioni all'interno della Chiesa cattolica e quindi attendere la sua morte senza la nomina di altri nuovi cardinali e nuovi vescovi, oppure decidere di creare la loro Chiesa con l'elezione di un loro Papa. Papa. In questo caso, Papa è il titolo corretto da utilizzare. Cosa ha detto Benedetto XVI ai cardinali? Osservare la delicatezza. Ora passiamo alle due sole comunicazioni di Benedetto XVI ai cardinali. 11 febbraio. Benedetto XVI indirizza ai cardinali la declarazione. Subito dopo, i cardinali e i vescovi della Curia Romana parlano ed agiscono pubblicamente come se lui avesse rinunciato invece al papato. Gli altri cardinali nel mondo e i vescovi non li smentiscono. In questo modo, tutti tradiscono il sommo pontefice della Chiesa Cattolica, alcuni volontariamente, altri involontariamente. Comunque, non hanno ancora commesso la separazione definitiva con il loro conclave. Benedetto XVI, da parte sua, sceglie di non rispondere subito ai cardinali e ai vescovi. In questo modo si ricava anche la sua totale solitudine. 17 giorni dopo, il 28 febbraio, è stato organizzato un incontro con tutti i cardinali giunti a Roma. In questa occasione, invece, Benedetto XVI ha risposto ai cardinali sulla direzione errata che stavano intraprendendo. Benedetto XVI ha atteso l'ultimo giorno a sua disposizione in cui esercitava il ministerium, per dare loro il maggior tempo possibile, in quanto successivamente non avrebbe più governato e quindi non avrebbe più comunicato ufficialmente nulla. Nella sua delicatezza e mitezza, la sua risposta
non è rivolta direttamente alla loro decisione autonoma di eleggere un loro Papa. Anche perché dal 28 febbraio fino al loro conclave avrebbero comunque potuto ripensarci. La sua risposta è rivolta invece alla loro concezione erronea della Chiesa, a cui volevano dare vita. In questo modo intendeva suscitare il dubbio sulle loro intenzioni ecclesiastiche e quindi il ripensamento sulla loro elezione programmata, illegittima. Saluto di congedo del Santo Padre Benedetto XVI agli eminentissimi signori cardinali presenti in Roma. Sala Clementina, giovedì 28 febbraio 2013. Adesso vediamo il saluto velocemente. Benedetto XVI lo ha costituito di 5 parti. La prima è un saluto di introduzione. La seconda è un ricordo degli 8 anni di governo, non di regno, con una preghiera per l'unione dei cardinali ancora con lui. Sì, ancora con lui. La terza parte è l'insegnamento critico ai cardinali sulle due chiese e, come conseguenza, è anche un insegnamento e un avvertimento ai fedeli sul possibile Vaticano futuro. La quarta parte è la chiusura dell'insegnamento con una nuova esortazione dei cardinali all'unione con lui. Sì, ancora con lui. La quinta parte sono le ultime parole in assoluto da Pontefice governante, le ultime parole della Chiesa di Gesù. Qui era suo dovere precisare il rapporto tra lui, sommo pontefice, e l'eventuale prossimo eletto dai cardinali, il futuro Papa. Lo fa con la solita mitezza. Quindi nessuna opposizione, né aperto dissenso, che avrebbero permesso a noi di comprendere meglio il messaggio. Anche perché la sua speranza, come detto, era che i cardinali, dopo il suo insegnamento, potessero avere un ripensamento. Le prime due parti. La preparazione all'insegnamento sulle due chiese. Innanzitutto è importante considerare che Benedetto XVI si è presentato con le vesti solenni da sommo pontefice, anziché con il solo abito bianco. Forse l'ha sempre fatto in queste occasioni. Comunque ha dato la maggior forza possibile al suo insegnamento. Prima parte. I saluti. Venerati e cari fratelli, con grande gioia, eccetera. Seconda parte. Qui, oltre a un veloce ricordo degli 8 anni di ministero insieme ai cardinali, in vicende della Chiesa, sia positive sia negative, Benedetto XVI prepara pure l'insegnamento critico sulle due chiese, della terza parte. Lo fa subito all'inizio. Come ho detto ieri, davanti alle migliaia di fedeli che riempivano Piazza San Pietro, ieri Benedetto XVI scriverà la parola ieri ben 3 volte
durante tutto il saluto. Questa è la prima volta. Ogni volta farà riferimento all'ultima udienza generale. Come ho detto ieri, davanti alle migliaia di fedeli che riempivano Piazza San Pietro, la vostra vicinanza, il vostro consiglio, eccetera. Al termine di questa parte iniziano le differenze scandalose rispetto ad un rinunciatario al papato. Perché c'è una esortazione alla preghiera affinché il Signore aiuti i cardinali ad essere ancora più uniti a Lui. Sì, a Lui. Come un'orchestra al direttore. Insieme possiamo ringraziare il Signore che ci ha fatti crescere nella comunione. Comunione tra i cardinali e Benedetto XVI. E questo riguarda il passato. E insieme pregarlo di aiutarvi a crescere ancora in questa unità profonda. Sì, in questa unità, non in un'altra unità. Per il futuro indica questa stessa unità tra loro e lui, non una unità tra loro e il loro futuro eletto. Rivediamolo. Insieme possiamo ringraziare il Signore che ci ha fatti crescere nella comunione e insieme pregarlo di aiutarvi a crescere ancora in questa unità. Inoltre, scandalo su scandalo per quelli della rinuncia al papato, Benedetto XVI indirizza la preghiera per l'ulteriore crescita dei soli cardinali, ossia per la loro ulteriore crescita dell'unità con lui. E insieme pregarlo di aiutarvi a crescere ancora in questa unità. Comunque, a parte gli scandalizzati che credono alla rinuncia al papato, aiutarvi a crescere significa una certa separazione dei cardinali da Benedetto XVI. Separazione per la quale, secondo Benedetto XVI, sono loro ad aver bisogno di aiuto divino, non lui. Pregarlo di aiutarvi a crescere. E conclude con un esempio. Così che il collegio dei cardinali sia come un'orchestra, dove le diversità, espressione della Chiesa universale, concorrano sempre alla superiore e concorde armonia. Chi è che stabilisce la superiore e concorde armonia in una orchestra? Forse Gesù dall'alto dei cieli? No, è quaggiù sulla terra il direttore di orchestra, che Benedetto XVI non ha precisato per la sua solita delicatezza. Totale, Benedetto XVI non ha parlato dell'unità dei cardinali con la direzione in generale, ossia col papato, o addirittura con Gesù, ma proprio con se stesso, in questa unità profonda. Io riassumo tutto così. Ringraziamo il Signore che in passato ci ha fatti crescere nella comunione,
tra orchestra cardinali e direttore Benedetto XVI. E insieme preghiamolo che in futuro aiuti l'orchestra cardinali a crescere ancora più di oggi in questa unità profonda col direttore Benedetto XVI. Comunque, questo è il testo. Purtroppo per la maggioranza sembra che le cose stiano così. Insieme possiamo ringraziare il Signore che ci ha fatti crescere nella comunione e insieme pregarlo di aiutarvi a crescere ancora in questa unità profonda, così che il Collegio dei Cardinali sia come un'orchestra dove le diversità, espressione della Chiesa universale, concorrano sempre alla superiore e concorde armonia. La mitezza e la delicatezza di Benedetto XVI. Occorre interrompere. Nella parte B2 di questa indagine vedremo la terza e quarta parte di questo saluto di congedo ai cardinali, l'insegnamento sulle due concezioni della Chiesa, quella della tradizione bimillenaria e quella del Concilio Vaticano II. Ci vediamo alla parte B2. Ciao!